Anche Pagani ha lavoro in sinergia con gli altri comuni per cercare di mettere un freno ai disagi causati dal maltempo. Il comune alfonziano ha affrontato lo scorso novembre l'esondazione provocata dalla rottura dell'argine dell'alveo comune Nocerino. Le acque fuoriuscite dall'argine avevano infatti allagato diverse case e invaso anche i terreni coltivati. L'assessore al rischio idrogeologico Felice Califano ha annunciato nuovi incontri con la Regione Campania per la messa in sicurezza del corso d'acqua. Il comune e l'amministrazione comunale tutta ha messo in campo un dialogo con gli enti deputati alla gestione delle reti idriche e delle reti fognarie e con in particolare Gori. Abbiamo richiesto in modo fermo, in modo intransigente alcuni interventi sul territorio, in particolare già in corso l'appalto per il completamento delle reti fognarie che vede la realizzazione di 4 km di nuova rete fognarie in zone dove ne erano sprovviste. Già stata fatta via Traversa Filettini e in corso via Traversa Mangioni, dopodiché si passerà su parte di via Lamioni, su via vicinale Fiuminale, a memoria, su via Perone e si andrà con il raddoppio di condotta della canna di fognature su via Cesarano. Anche dal punto di vista acquedottistico il comune insieme a Gori ha programmato degli interventi per la riduzione delle perdite, che non sono le classiche toppe che si mettono, ma la sostituzione di interi tratti di condotta. In tal senso è stata beneficiaria di un finanziamento REACT-EU da parte di Gori, nell'ambito del quale già è stata sostituita la condotta di via Padre Sorrentino. Tra circa 60 giorni verrà fatto l'asfalto a tutta larghezza, sono partiti i lavori, sono già state sostituite le condotte di via Traversa Taurano, tra pochi giorni, in verità dovevano iniziare ieri da quello che mi ha detto la ditta, ma causa maltempo non hanno ancora cominciato, inizieranno i lavori su via Taurano e relative traverse. Il comune ha richiesto interventi anche a via Madonna di Fatima e vado a memoria via Corallo, con buona probabilità ci verranno accordate anche queste sostituzioni delle reti idriche, così non vedremo più la classica toppa che fa la ditta specializzata di Gori che viene a riparare la perdita magari anche dopo un lavoro d'asfalto nuovo, che è brutto.